Buongiorno e bentrovati nel nostro consueto appuntamento con la rubrica Il Consiglio in Forma. Il nostro ospite di oggi è Marco Bacchini, buongiorno. Buongiorno a voi. Presidente di Federfarma Verona e membro del consiglio direttivo di Federfarma. Presidente Bacchini, il consiglio di presidenza di ieri, è stato un consiglio, diciamo, molto nutrito di punti all'ordine del giorno. Ecco, 8 sono quelli, su cui lei oggi, appunto farà il punto della situazione e, che spaziano un pochino, dalla prossima Assemblea Nazionale di Federfarma al tema della convenzione, passando per la copertura assicurativa rispetto alla privacy e ad una campagna Io equivalgo. Ecco, possiamo parlare un attimino di questi che sono i punti principali? Sì, credo sia una grande opportunità poter, come generalmente avviene, parlare di quanto è avvenuto nel nostro consiglio direttivo. Molto del tempo è stato dedicato all'analisi di quello che è la bozza di documento che il nostro consiglio ha elaborato in merito alla richiesta della SISAC di presentare una proposta. Appunto per quanto riguarda la nuova convenzione. Abbiamo fatto un'analisi estremamente profonda e dettagliata, che ha impiegato molte ore del nostro tempo, appunto, documento che a questo punto deve essere proposto al Consiglio delle Regioni e quindi successivamente per una condivisione all'Assemblea stessa, fra l'altro l'Assemblea che è stata deciso si terrà il 17 di Ottobre. ottobre. Quindi questo sarà un altro argomento assolutamente che vedrà molto spazio nell'ambito appunto dell'Assemblea. Perché è il punto di svolta per quanto riguarda la nostra professione. Ecco quindi la grande attenzione che abbiamo dato oggi, la grande attenzione che stiamo dando in tutti questi mesi, proprio per cercare di elaborare un documento che risponda a tutte le aspettative della farmacia italiana. Ecco, poi ci parlava appunto della copertura assicurativa. Lei prima, appunto prima dell'intervista, mi ha parlato un pochino di questo punto all'ordine del giorno che riguardava la copertura assicurativa e la privacy. Ecco, ci spiega meglio. Sì, stiamo elaborando quella che è una convenzione con un broker assicurativo per dare la possibilità alle singole associazioni provinciali, ma anche alle unioni regionali, nella figura del loro presidente, di avere una copertura assicurativa per quanto riguarda le problematiche inerenti alla privacy. È questo un atto, credo, dovuto da parte della nostra Federfarma proprio per cercare di dare quanto più possibile la tranquillità ai diversi presidenti, soprattutto in risposta a quella che è la normativa sulla privacy recentemente cambiata e alla quale tutti dobbiamo sottoporci. Ecco, poi ancora una maggiore collaborazione con cittadinanza attiva. Sì, come tutti sappiamo, questa collaborazione è estremamente concreta e tocca diversi punti e diversi argomenti. È stato chiesto da parte di Cittadinanza Attiva, ancora anche per quest'anno, di collaborare con loro per quanto riguarda l'iniziativa, di campagna di sensibilizzazione su Io equivalgo, che è questa campagna di sensibilizzazione per quanto riguarda i farmaci generici. Ovviamente non potevamo che accogliere questa richiesta di collaborazione, in quanto prima di tutto è un atto dovuto dalle farmacie, ma poi proprio per questa, ripeto, stretta collaborazione e sinergia che abbiamo anche per condivisione di vedute con cittadinanza attiva e quindi siamo stati assolutamente favorevoli a questa richiesta di collaborazione. Poi il meeting, di cosa si tratta Sì, è nel... stato uno dei primi punti, anche molto semplice, però è una bella iniziativa che è stata presentata il giorno 11 ottobre. Il professor Falorni organizzerà in quel di Pisa un confronto su una tematica estremamente interessante, anche perché va a rimarcare quello che è il ruolo di prossimità della farmacia, che è uno non solo, ma è uno dei punti di forza della farmacia stessa. Questo incontro, questo meeting si chiamerà La bellezza della prossimità. E torno a dire, andrà a rivalutare ancora una volta, a sottolineare quella che è l'importanza della capillarità della farmacia e quindi della prossimità.
Ci tengo a dire, e di questo è un po' un mio cavallo di battaglia, non deve essere solo questo il punto di forza della farmacia, perché ovviamente sono la professionalità, sono la peculiarità delle grandi competenze della farmacia, però sicuramente la prossimità sul territorio, in ogni paese, in ogni quartiere, nei centri storici, è sicuramente una grande opportunità e che potrà essere sempre più sviluppata nel mondo della sanità, ma anche del sociale. Ecco Presidente, ci sono altri punti che possiamo rendere qui ai colleghi che l'ascoltano, sì, rendere comunque fruibili? Sì, è stato dato mandato di sviluppare quella che è una campagna di sensibilizzazione e di comunicazione per quanto riguarda la presenza delle farmacie di turno aperte per quanto riguarda le feste un po' particolari, proprio per sottolineare quello che è sempre il ruolo della farmacia, l'importanza di avere una farmacia aperta anche nei più piccoli paesi, laddove ci sono delle festività che sono assolutamente intoccabili, pensiamo al giorno di Natale, pensiamo al giorno di Ferragosto, e molto spesso viene dato per assodato, viene dato per scontato che comunque questo servizio c'è e appunto viene dato per scontato. Sottolineare nei confronti dei cittadini, ma soprattutto nei confronti della parte politica e della parte amministrativa, quello che è l'impegno delle farmacie durante il giorno e durante la notte, anche in questi giorni particolari, credo sia un dovere da parte nostra. Quindi svilupperemo una campagna di sensibilizzazione proprio in questo senso, che appena sarà pronta ovviamente la divulgheremo ai nostri associati. Ancora credo che vada assolutamente sviluppato, cioè comunicato anche il fatto che stiamo raccogliendo i dati per l'indagine portata avanti da Cittadinanza Attiva sulla fotografia della farmacia italiana, ed è proprio per questo che approfitto di questa occasione per stimolare quanto più possibile sia le associazioni provinciali, ma in modo particolare i diversi colleghi, di rispondere quanto più prima possibile e quanto più possibile in modo massiccio a questo questionario, perché quanti più dati avremo, quanto più verrà sviluppato un documento che poi verrà presentato alla parte politica per capire quello che è il ruolo effettivo della farmacia sul nostro territorio. Certo. Presidente Bacchini, noi la ringraziamo per essere stato nostro ospite. Grazie a voi per l'opportunità. Grazie a tutti, arrivederci.